Salve a tutti, quest'oggi vi farò vedere come sostituire l'hard disk di una PlayStation 3. Questa PlayStation dà errore di file system danneggiato, poi quando tenta di ripristinare comunque non ci riesce, quindi va sostituito l'hard disk. L'hard disk in questa console è contenuto qui, in questa zona qua. Qua, questa è la parte dove si apre il lettore, qui è l'hard disk da questa parte. Per rimuovere bisogna fare un po' di bisogna sganciare questo, quindi questa è la posizione, bisogna tirare così e si rimuove questa zona qua. Una volta rimossa questa zona qua, possiamo procedere a rimuovere questo e qui troviamo l'hard disk. Vi faccio vedere meglio questa parte qua. Tiriamo verso sinistra e si rimuove l'hard disk. Ok, il disk lo possiamo smontare rimuovendo questa vite. E tirando. Questo è l'hard disk della PlayStation 3. Adesso procediamo a rimuovere queste quattro vite che stanno sotto. Il disco, dobbiamo adesso inserire il disco nuovo. Se è un disco qualsiasi da 500 giga. Questo lo reinseriamo all'interno. Rimettiamo la vite. Inseriamo questo, ok. Con questo è tutto, spero che il video vi sia d'aiuto. Ci rivediamo al prossimo. Se vi è piaciuto condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!